ci sono delle persone in Italia, in Europa e nel resto del mondo che sanno benissimo cos'è il Monte Bianco. Parlo degli alpinisti, degli escursionisti, degli sciatori, di tutti quelli che dedicano il loro tempo libero, o magari anche il loro lavoro, all'alta montagna e alla natura. Il Monte Bianco è un punto di riferimento appunto per la storia dell'alpinismo, per la storia dell'avventura. La scoperta, la prima ascensione del Monte Bianco, compiuta nel 1786, è stata il segnale della nascita dell'alpinismo. A seguito di quella salita, le montagne, le Alpi, soprattutto Chamonix, poi anche Courmayeur, poi le Alpi svizzere, hanno iniziato a essere frequentate da persone che volevano salire le vette o, se erano un po' più anziane, un po' meno coraggiose, ad ammirarle. È nato il turismo di montagna ed è nato sul Monte Bianco. Negli anni sul Monte Bianco sono stati compiuti degli exploit straordinari, nomi come quello di Walter Bonatti, di Giusto Gervasutti, di Riccardo Cassin, di tantissimi altri sono legati ad ascensioni estive o invernali sulle più grandi pareti di questo straordinario massiccio. Ma il Monte Bianco non è importante e non è interessante solo per leggere di avventura, e questo libro non è soltanto una raccolta di avventure, in qualche caso di tragedie purtroppo. Il Monte Bianco è uno dei luoghi importanti della geografia dell'Europa, un simbolo della geografia. È un luogo importante per la storia della cultura e della scienza. Ho già detto di come intorno al Monte Bianco è nato il turismo di montagna, ma il Monte Bianco ha figurato molto nella letteratura, soprattutto in epoca romantica, ha figurato nell'arte con dei quadri che si sono ispirati e hanno fatto vedere direttamente i suoi paesaggi. Il Monte Bianco ha avuto un ruolo nella storia della scienza, perché un laboratorio, il laboratorio Vallot, è stato costruito e funziona ancora a 4.300 metri, un altro addirittura era stato costruito sulla vetta più alta. Il Monte Bianco oggi, per gli scienziati e non, è un luogo dove studiare gli effetti del cambiamento climatico globale, con la impressionante riduzione della superficie e dello spessore dei ghiacciai. E questo è un segnale molto importante, molto preoccupante. Vedere questi giganteschi ghiacciai che si riducono, arretrano nelle valli e in qualche caso spariscono, perché l'alta montagna sul Monte Bianco e altrove è una testimonianza, un segno del fatto che ci dobbiamo preoccupare per questo meraviglioso pianeta in cui viviamo.